com'è nata Photon Path e di cosa si occupa? È nata dalla nostra esperienza di dottorato. Noi abbiamo collaborato per 3 anni assieme e ci occupiamo di dispositivi per telecomunicazioni in una tecnologia molto innovativa, dove i segnali, al posto che essere segnali elettrici, sono segnali di luce, e creiamo dei chip compattissimi e estremamente performanti per questo scopo, per telecomunicazioni. Come è strutturata oggi la vostra startup? Allora, attualmente siamo 2 founder, io e Douglas, lui in ruolo di CEO, io come CTO. Poi abbiamo alcuni collaboratori, alcuni studenti di laurea magistrale o appena laureati. Con noi è insieme un manager in ruolo di mentor che ci aiuta per la parte più finanziaria e di gestione strategica. Poi un'alleanza con i nostri professori che ci supportano sempre. Poi chiaramente l'acceleratore di startup del Politecnico e il fondo di investimento di Poli360. Quanto è importante avere l'esperienza di un manager accanto a voi o comunque in una startup? Io direi che possiamo dividere la domanda in due. Dentro delle startup è molto importante di avere qualcuno con l'esperienza manageriale, di modo a guidarci sull'aspetto di business, di come chiudere cose banali, come chiudere contratti, come procedere con l'acquisto di dispositivi, di queste cose. Quindi un aspetto pratico dentro delle startup è questo. Ci sono anche delle necessità rispetto alle nostre partners. Abbiamo partners industriali di cui non ci sono tanti managers che abbiano l'esperienza di fare business, di fare affari con i startups. Quindi avere dentro delle nostre partners managers che sappiano come noi lavoriamo, il nostro processo di sviluppo, tutte le nostre limitazioni, innanzitutto finanziarie, un supporto legale che non è sempre che ce l'abbiamo, fare con che questi partners che sono fuori del nostro ambito conoscono la nostra realtà è anche molto importante. Cosa vedi nel futuro di Photon Path? E per questo primo anno il nostro primo obiettivo è questo, è fabbricare effettivamente i nostri dispositivi come questi qua, che ce l'abbiamo, questi sono i nostri chips fotonici. Dobbiamo fabbricare questi dispositivi e portare questi ai nostri clienti.